Ma Vanni, sei arrivato contro mano? Grande incontro, grande incontro! Dov'è che siamo? In quale punto dell'Italia siamo? Verso Trieste. Verso Trieste, sì. È ufficialmente iniziato il viaggio. Recuperati tutti, arrivati gli adesivi e le magliette. Ci siamo? Sì. Da qui nasce la nostra avventura. Quasi 5.000 chilometri per scoprire i Balcani da nord a sud, attraversando in totale 5 stati, così creando un percorso adatto a tutti i livelli e capacità. Nasce così MTA, Motocicletta Track Adventure, una selezione per i posti più belli, strade asfaltate e sterrate tra le più panoramiche dei Balcani. Mettiti comodo e gustati il video. Seguici e scopri come diventare protagonista della prossima avventura. Ma questo è nuovo, non c'era prima. La colazione. Sì. Sì. Oh, fatemi una foto. Siamo qua. Scusate. Grazie. Prego. E i bagagli, ragazzi, qua, eh? Verificazione in caso di... Allora, in caso di emergenza, le uscite di sicurezza sono lì, là. Thank you.
va bene? Basta fare minchia, ragazzi. Forza. Così è, voglia. Oh, bro! Oh, no, è Antonio che non è collegato. Che non si capisce quale bro. E io, per esempio, adesso mi sono seduto. Perché non me la sentivo di buttarla in curva. Wow, 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 wow. Raggiungeteci che tagliamo da qua. Raggiungi. Aspetta, aspetta! It's okay? Fantastico, l'ho ripreso, ragazzi, l'ho ripreso! Arrivavano forte, eh? L'ho ripreso, eh? Ragazzi, asciutto. Andiamo a farci il bagno? Thank you.
siete? Ci siete? Al video a destra, al video a destra. Piano in discesa, piano in discesa. È facile, una passata, però non fatevi prendere. Sì, uno, basta uno solo. Tutto a posto, no? Sì, no, fermo, sta fermo, stavo. Sì, no, ti ho visto, ero là sopra. Uno, due, tre, ok, aspetta. Uno. No, ci siamo. Allora. No, sono proprio fermo. Aspettiamo lui che si aggrappa qua e ce la tira. Al 3. 1. 2. 2 e 3. Ok. Ah, tenetela per favore. Ha messo il. Aspetta che la tiro fuori da qua. Tienimi, eh. Tenetemi! Dividimi! Ok, abbandonatevi qua a sinistra. Che ok. Sempre, ragazzi, gli airbag laterali. No, bro, le fai, che le fai. Allora, qua dietro, vabbè. Non si può muovere. Non ti puoi muovere questo bagaglio, zio. Poi va bene che è un T7, eh. Però la prima usiamola.
Perché l'hai appoggiata per terra? Ah. Aspetta, aspetta, aspetta. Fanno qualche cazzo di volo però, dai! Perché l'hai messa così, scusa? Mi perdo. Ma perché dall'altra parte c'era la benzina, no? Giusto. Ok. In marcia, sì, no? Stefano, aspetta! Mi richiedi. Dai, capiamo, perché mo che la alzi o la strisciamo un po' di là prima. No. Vai, acqua. Uno. Oppure che si appoggia male, la teniamo un attimo in piedi. Uno. Mi ha spedito, dove la prendo? La fa. Tu la tiri, sì. Due. E tre, ok, aspetta, uno, due, tre, ok. Ce l'hai, Stefano? Sicuramente. Allora, lo scacci il freno, se ne va dietro il piede. Metti la pietra dietro, Stefano, vai, dai. No, non si può mettere. Allora, dai una mano a tenerla. Ok, boh. A posto, lasciate la marcia, ok. C'è la marcia? Ok, scusa un attimo. Questa mi ricorda molto quella parte. Io dico, vabbè, a me piace di più la parte difficile. Perché non me la tiri dritta, grazie? Ok. Tirimela un po' più di qua. Vai. Ok. Tu tieni il freno, Sallani, però. È accesa? Sì. Alla vista. Come si accende? Federico mi ricorda molto me i primi tempi all'acquedotto. Mani, ci sta mangi! Sta registrando questo. Perché non parte? Oh. Beh sì, l'hai ribaltato. Ti ricordi che mi ricordo la quando ho fatto una volta? Indietro, non ce la faccio. Però tu o te spessi o te spessi. No. Fanni dietro, vai dietro. No, aspetta un attimo. Posso andare dietro? Sì. Seguito col posto, ragazzi. Allora, ciò non toglie che possiamo e tornare, eh? Per me è uguale, ragazzi. Ragazzi, se c'è anche uno che non se la sente e vuole tornare, torniamo, eh? Possiamo tornare? Ma forse è più difficile la discesa. Come volete.
Fratello, vuoi acqua? Allora io lo dico. Finisci di questo. Raga, io lo dico, però non deve essere una cosa. Se c'è possibilità per esempio di sganciarsi, magari io dico guarda, sto tratto è. No, qua non si può sganciare. O torniamo o andiamo. Ah, ok, no. Finiscila. Ma io dico in generale, anche dopo. Allora, siccome non sappiamo com'è. No, è giusto. O torniamo tutti o andiamo avanti. Se c'è anche uno che vuole tornare lo può dire, Perché non è facile. Tu? ma stai bene? Sì. Se solo. Ok. Ok. Allora adesso rimani seduto. Punta più o meno qui. Rema senza andare forte. Remi, gas alto e gestisci solo con la frizione. La prima va più che bene. E rema senza alzarti in piedi. Lascia, accendi. Ok, vai. Seduto e rema. Sì. Quando vedi che scivola indietro, boom, molla la frizione e ti spegni. Sì. Gas brillante. Sì, vai, gradone, ok. Adesso in un colpo solo, vai che stai andando indietro, vai. Guarda Stefano e vai verso Stefano, guardalo. Guardalo. Ok. Non devi andare forte, piano piano. Ok. Piacevole, vai. Sì. Anche Stefano, no? Stefano. Ah no, Stefano ha dato. Ciao. Guardala. Accelerata, bababam. No, gli è rimbalzata. Da là. Ma questo è suo fratello. Secondo me è rimbalzata stando seduto. Sì, l'ha sbacchettato. Aspetta, questa è pesante da alzare qua. A 3, 1. 1, 2, 3. Aiutatemi a scenderla. La molla. Aiutatemi a scenderla. Non vuoi fare danni? Secondo me la devi accendere, spingerla sì, a moto. O te la fa un po' avanti a motore, Dani. Che marcia c'è? A zero. Che marcia c'è? A uno. A uno, ok. Senti, spegni. Dani, se spegni, vieni il freno posteriore, io la tiro. No. Bella sta salita, eh. Non sembra ma è bella perché è bella.
ok. Fabiano è un attimo. Cavalletto. È vuota. È vuota, bravo. Ma in base come sta. No, negativo. Meglio perché vuol dire che vanno davanti. Ma che bello qua, minchia, bellissimo. Sì, però non sto neanche a qua. Questo con la bagna. Dire. Bella, sì. È caduto! Italia Motocicletta Team. Scherzando, number one, tutti quanti ragazzi, ci stiamo divertendo troppo. Daniele Antonio, pronto intervento. Vale, pensa a me che sono allenato in bici. Ho sbagliato sport, Vanni, per allenarsi. Allenato in bici, che non è vero. Comunque, è fantissimo. Ora ci beviamo una bella Coca-Cola, perché qua c'è l'acqua. Quello che sta pescando. Ma cos'è? Vale, cosa fa? Cazzo di facendo il nostro MTA Motocicletta Track Adventure, che comprende pezzi della ACT e pezzi della TET più alcune modifiche fatte da Motocicletta Team. Ovviamente è lungo ed è hard, molto hard, e i ragazzi sono stanchi, veramente stanchi, però ce l'abbiamo fatta arrivare in vetta. Ora c'è tutta una discesa, non la guardiamo ancora, di circa una ventina di chilometri e poi asfalto, e l'unica cosa è che dobbiamo un po' sbrigarci perché si sta facendo buio, quindi
si riparte. Devo dargli un po' di trazione. Poco gas, ma giusto, vai. Vai, sì. Vai. Vai, continua. Sì. Come, ragioniamo? No, no, ci stiamo qua. Ok. Che cazzo ne metti? Non lo so, tipo da qua. Ma c'è tanto di cazzo. Aspetta, tre. Che cazzo è subito? Uno. Due. Due, tre. Ok. Oh. Ok, aspetta. Aspetta. Aspetta, grazie, scusa, grazie. No, aspetta. Ok. No, 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 no. Gli occhi. No, appoggi i sassi lì per fare grip. Papà, la lente a contatto è un casino per me. Ok. Ce l'hai? Sì, 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 sì. Mi tolgo, eh? Sì, vai.
Ok. Anche a mettere il cavalletto. Grazie. Allora, dovremmo avanti, casomai. Stavolta l'ho fatta io la cazzata. Penso quanto andare in Sicilia, un quarto d'ora. C'è l'asse doppia, eh? Poi la vedi.
vuol dire che se c'è roccia è verde, quindi si scivola. L'importante è andare dolci dolci. Sì, c'è un po' di broccia, però va bene. Guarda che bello. Guarda che bella la bandiera da bagnare. Prendevi schiaffi di caldo. Ma quanto è stato bello? Antonio, lui mi ha detto quanto è stato bello, guarda. Oh, vabbè. Sì, per carità. Un commento. Ah, cippo. Guarda. No, aspetta, cippo. Voglio sentire il tuo commento. Quanto siete coglioni. Voglio sentire il mio commento, Daniele. Voglio sentire il commento di Vanni. No, vale, non c'ho parole. Non c'ho parole. Questa è l'ultima volta, lo dico sempre. Questa è l'ultima volta. E lo ripeto! E lo ripeto! Lo ripeterò anche la prossima volta! Ok! Quello che dico io questa cosa è bene male che l'abbiamo fatto al buio. Allora, questo è un piccolo castello che ci ha. Grande Vanni! Ospitato. Questa qui è la stanza nostra, poi faccio il room tour che è spettacolare. Allora, io ragazzi, oggi è finita una giornata di 300? Più di 300 km totali. Più di 300 km totali, arriviamo dal Montenegro, siamo nel cuore dell'Albania dopo due tappe off-road bellissime, con difficoltà media, si può dire media, dai? Diciamo o non è stato difficile? Allora, quello che è stato difficile l'abbiamo già fatto, forse. Spero. Esatto, la Croazia è stata difficile. Quindi questo non era difficile. E questo percorso qua è stato molto bello, molto paesaggistico e molto lungo. L'ultimo tratto non ce lo aspettavamo così lungo e siamo arrivati col buio. Sono le 9:20 di sera, l'ultimo tratto completamente al buio, forse un paio d'ore al buio. No, un paio d'ore no, un'oretta al buio l'abbiamo fatto. Nel canyon, vietato guardare giù, anche perché non si vedeva. Vabbè, l'avventura continua. Buon appetito. Traki tradition. Ok, ok. For me, one's problem. Aspetta, che male che sta segnando cose. Vale, si sta volando. Va bene. Oh, Fanny, ti tengo. Oh, oh, oh. Alla volta. Obbligatorio. Allora ragazzi, dopo l'endurata questa cena com'è? Eccezionale. Dai, datemi un commento a caldo ragazzi. Bella. Eccezionale, posto. Io credo che sia stato uno dei percorsi più entusiasmanti. Secondo me l'unico di problema notte. È che, è che il falegname ha preso male le misure. Grandissimi, è arrivato un agnello che si scioglie in bocca più tutto il resto dei prodotti tipici. Vabbè, che poi qui non c'è la città vicina, quindi fanno tutto qui. Fanno tutto qui. Questo quindi qua si chiama Diura il paese, no? Sì. Questo si chiamava Genoveffa. Capolavoro. Questo si chiamava Genoveffa. E poi c'è l'altra, Sabrina. No, fammi fare questo. Ok, quindi moto, vialetto, quella è la finestra dove siamo noi. Facciamo subito il room tour. Room tour. Chiudiamo. Ok.
sì. E questa è la vista alla luce del sole di questo splendido posto. Qua c'è una piscina che stanno riempiendo con l'acqua del fiume. Adesso finalmente si vedono le montagne che ci circondano. Come dicevo, quella è la strada dove siamo arrivati, che è bella, bella e tanto sterrata. Si sale da là, alle spalle ci sono le nostre moto. Quella è la stanza di Antonio e Vanni, quella o quella, non mi sto ricordando, e alle spalle c'è la nostra. Che praticamente finisce lo sterrato e inizia un asfalto un po' sgangherato, però infatti loro utilizzano questi mezzi. C'è il proprietario che ha quel pick-up Toyota bellissimo. Gente super ospitale, quello è il proprietario. Ieri sera ci ha accolto il figlio e ci ha cucinato il figlio, e questa mattina ci ha fatto fare colazione il padre. Questa è la piscina che stanno riempiendo con l'acqua del fiume. Questa insomma è tutta la zona esterna. Qui hanno una serra, perché qui, non essendoci vicino supermercati nulla, producono tutto loro. Tutto loro. Dalla verdura, il miele, il tè lo raccolgono su queste montagne. Ancora sono in costruzione, si stanno ampliando. Qui c'è Vanni in mutande, ma fate finta di niente. Federico ha deciso di riposarsi godendosi questa un'arietta bellissima. Cioè. Questa era la nostra stanza. E di nuovo qua siamo saliti con le moto e abbiamo parcheggiato qua. Galli, galline, animali. E si stanno ampliando. Questa è una casetta, là sopra ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra là sopra. È tutto, possiamo dire, nuovo, comunque ristrutturato, perché prima c'era solo questa o solo quella, ora non ricordo, che sono molto piccole. E adesso hanno costruito questa meraviglia. Tutto nuovo. Ok. Noi partiamo direzione Ozumi Canyon, passeremo da Tirana per un caffè e niente, vi faccio vedere l'ultima volta la vista, che proprio non rende l'idea dal monitor. A dopo, ciao. Quindi sei professore? Ah sì, io sono professore. Quanti abitanti ci sono qua? Ci sono un mille. Mille? Un mille abitanti. Abbiamo a scuola 100 bambini. Questa è la scuola. Ah, questa qua. Questa è la scuola. Due scuole. Bello, bello, bello. Questa statua? Questa è un hero. È stato ucciso da Germani. Ah. Il nostro cucino? Che... Ok, marca qui. Ok. How many bottles you want? Quante bottiglie facciamo? 2, 4, 6, 8. Quanta benzina avete? Io ho tre tacche. Tu Stefano? Nimino. Quindi facciamo due bottiglie a testa? Me ne mettiamo mono? Sì. A pesca due. Sì, due bottiglie a testa. Okay, 2, 4. Il casco? Il mio. Ha un odore strano. Sì. Se vuoi dire addirizzo moto. E se vuoi birra qualcosa, c'è un market qui. Sì. Grazie. Addio. Glu.
Ciao! Wow! Stamattina, anzi di notte, siamo arrivati praticamente nel buio, quindi non vedevamo quello che stiamo vedendo ora. Finalmente gli Ozuni Canyon visti di giorno. Noi abbiamo dormito esattamente dove c'è il palo, non riesco a vedere col sole. Quel palo sotto lì ci sono le nostre tende e poi qua c'è la scaletta che scende, la posso vedere. Abbiamo percorso una ventina di chilometri tra tornanti e curve che costeggiavano questo canyon bellissimo. Senza vedere, forse meno male perché non c'era né parapetto né guardrail, non c'era nulla che ci divideva dal vuoto. E adesso noi proseguiamo, usciamo da questo piccolo camping e ce ne andiamo. Con 200 km fino a vedere la macchina. Per anche il tasco, sì. Ehi,
Ehi, vado a chiedere se è possibile to make a breakfast. Siamo all'interno degli Ozumi Canyon. Abbiamo trovato questo delle uova. Chiosco. Prende uova. Qua vicino all'acqua, al fiume che scorre. E ci siamo fatti fare delle uova, un po' di formaggio. Due ragazzi che gestiscono questo posto. Oddio, sembrano più bimbi. Sì, due ragazzi, avranno 15 anni al massimo. E tra una sigaretta e l'altra ci hanno fatto le omelette. Esatto. E tra una sigaretta e l'altra ci stanno facendo queste uova con cheese, vanni, e quello è il canyon. Bella situazione, bella. Typical situation. Yes. Attenzione che c'è un sasso piccolo in mezzo alla strada, un sasso piccolo. Dobbiamo scendere al camping. Thank you. Ve la sentite? No, scendete voi, vale, che devo rischiare senza motivo. Devo rischiare, no, veramente, vale, tranne se ed è molto lontano. Non lo so, ce l'ho là. Allora, parcheggiatele bene. Portate giù l'indispensabile. Libero sotto? Sotto libero? Ok? È dritto, sì. La salita è più difficoltosa, ma è più sicura. Perché c'è tutto dietro. Perché c'è il grip, se ti chiodi, ti appoggi. In discesa è più brutto cadere. Vai in avanti. Sì, già brillante, ok. Devi tenerlo brillante, e poi fai scorrere verso le moto. Vai, fai scorrere, fai scorrere. Ok.
Ok. Ok. Sì, sì, questo, questo. Guarda, io la vedo più difficoltosa questa. Vabbè, comunque è giusto, ognuno, come dico sempre, ognuno ha la sua percezione. Quello che per me è difficoltoso, magari tu dici, no, cazzo. Allo? Io devo stare attento perché la mia è più larga sotto. Allo? Cioè, dimmi se mi devo fermare, eh? Ok. L'ho vista. Attento, quel piede sopra e buttati di là col culo. Ce l'hai? Perché? Ah, sei. Ah. Thank you guy. Lo so, ma lo so, ti fa paura, però poi impari a gestirlo, perché ti avvisa. Ah, è vero, è vero. Poi ve la racconto. L'unica non strada per accedere è quella. L'ultimo pezzo è sistemato, però dal video che non so se avete già visto o lo vedrete, è molto difficile scendere. Abbiamo avuto un po' di difficoltà e dopo che domani dormiremo qua dietro questa pineta, che poi non è una pineta, questo bosco, domani mattina risaliamo. Però questo è un piccolo paradiso, ancora per poco abbandonato purtroppo, perché un paio di anni fa al massimo non c'era nulla, scendevano solo i 4x4 o chi voleva fare del trekking. E poi diciamo la strada è stata aperta ai 4x4, ne ho approfittato, ho iniziato a mettere ombrelloni, una sottospecie di lido, tutto molto economico. Però i prezzi iniziano un po' a salire anche qui in Albania. Di fronte c'è l'Italia. Di fronte. Hello. C'è l'Italia. Siamo
sotto verso un po' più giù di Santa Maria di Leuca, più o meno. Adesso aspetto gli altri, vediamo se ci facciamo un bagno al tramonto. Io, Antonio e Federico siamo scesi con le moto, molto faticoso. Stefano e Vanni hanno preferito e hanno fatto bene scendere a piedi. Sarà lunga scendere a piedi, una mezz'ora penso, però almeno salvaguardano salute e moto. Ok, dai. Thank you.